Le malattie professionali in agricoltura sono state al centro di un convegno organizzato dall'UMNIL, l'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede dell'Unione nel capoluogo. Una giornata di ricerca con tutte le compagini sociali e istituzionali, tra queste immancabile l'INAIL. Attraverso il suo rappresentante rimarca il trend decrescente degli infortuni, sebbene salga il numero dei morti sul lavoro. Rispetto al 2009 la regione Abruzzo conta meno il 30% di infortuni, purtroppo invece si registrano ancora infortuni mortali, c'è un aumento nel 2015 rispetto al 2014, perché siamo passati dalle 32 morti sul lavoro del 2014 alle 38 del 2015. Questo è un dato preoccupante che non ci può far abbassare la guardia, ecco perché manifestazioni come questa di questa mattina con l'UMNIL serve anche a risvegliare un po' le coscienze su questo fenomeno. Nel corso del convegno è stato stabilito che sulle malattie professionali in agricoltura sarà instaurato un tavolo tecnico di confronto in cui la Regione Abruzzo farà da mediatore tra gli enti preposti. Per essere giuntura come regione attraverso i diversi livelli istituzionali per poter trovare soluzioni. Si è guardato alla prevenzione e nel mondo agricolo per cercare di abbassare il più possibile l'incidenza che c'è oggi sugli incidenti nel mondo del lavoro. E soprattutto si sta guardando alle diverse azioni che metteremo in campo per supportare il mondo agricolo.